The gangs clutching nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Grazie, con questa canzone sto guidando nel traffico di Torino stasera. DJ set con i giradischi dentro Palazzo Barolo, questa è la carica giusta, ci vuole. Grande. Ma io voglio sapere, a Barolo c'è Palazzo Torino oppure una cosa che ha senso unico? Potrebbe esserci. Comunque sì, anche sì. Questa cosa che adesso la rarità è un DJ set con i giradischi. Scusate, ma Allora, DJ set nasce così. Tra l'altro sempre più DJ stanno tornando al giradischi, anche perché non è che puoi tornare in generale al vinile senza tornare al giradischi. Sì. Cioè, oddio, puoi anche continuare a comprare vinili senza avere il giradischi, però a quelli là che c'hanno. Ma cosa volete che non cosa ne volete sapere voi che mettete i cappellini deboli voi ai DJ set? La musica la fate con i cappellini deboli, la fate. I giracappellini. Stiamo parlando ai ragazzi videomaker con cui dividiamo l'ammezzato. Bella, bella. Comunque Michael Jackson Black or White, ci fu anche una versione all'incirca così, devo dire molto distante dall'originale. Ma però a volte ci si avvicina di più, a volte di meno. Le cover sono belle quando sono proprio totalmente reinterpretate, no? Noi, mettiamola giù, noi, così, no, dai. È un po' la nostra filosofia. Va bene, a fra poco con la sigla di Summer Camp. No, se per il piatto che ti piace ci vuole tempo che si cuoce. Ora comincia il Summer Camp. Fai del surf, la. Passa caffè e allora parti con la band. Dove vuoi, mare, montagna o città. Prego. Ci trovi qua. Ciao. Grazie Summer Camp.
poi ci sono DJ set dove i dischi sono pochi perché costano 34 euro. È uno e basta il disco. No, è un doppio, però sono è due. È un doppio, sì, comunque... metti tutte le canzoni del disco di Aladdin, puoi 34 euro, traccia, è voglia investimento. Tieni praticamente su un giradischi fisso Spectropia, sì, e sull'altro cambi con i classici vinili che hanno una canzone da una parte e una tipo quello e di là... Box, i 45 giri però, però di là hai voglia quante tracce acquisti con 34. Quante sono le tracce di Spectropia? Il nuovo album, beh, ormai non più nuovissimo, ma l'ultimo album di DJ. Facciamo il calcolo. 21. Sì. Ragazzi, 34 21. Euro, 21. Quanto a canzone, quindi? Beh, 2,70, una roba così. Comunque io conosco dei DJ che fanno proprio le serate e prendono il cachet per potersi permettere il disco quello di Aladdin. Ne vanno a pari. Lo reinvesti subito. Sì. Così. Ma invece non esistevano dei dischi una volta particolarmente belli che si comprava la doppia copia? No, sì, una cioè, collezione e l'altro dello stesso disco. Sì. Io per fare scratch e beat juggling ne compravi due. Hai voglia? Ho capito, no? Perché si rovinano i dischi, cioè l'espressione consumarsi è vera, no? Adesso sai, si dice no, oh, su Spotify l'ho sentito mille volte, l'ho consumato. Cazzo, è consumato, cioè è un file telefono, digitale, non la si consuma. Non dire consumato. No, esatto, invece il CD e la cassetta, insomma, si consuma. È un po' il loro bello, diciamo. Allora, a proposito di musica che esce su vinile e cassetta, questa è uscita digitale, però secondo me come stile fa parte della, di quel mondo musicale che tradizionalmente è uscito in vinile e in cassetta. Allora, lo so che farà discutere qualcuno, storcerà il naso, perché d'altronde ogni volta che si parla di Morgan è difficile, secondo me, per molti, io non ho nessuna difficoltà, però per molti è difficile non avere un pregiudizio, che sia positivo o che sia negativo. Però secondo me Morgan, al di là della sua presenza televisiva, è un incredibile musicista, soprattutto sa fare determinate cose molto bene. Io per esempio nella sua nuova canzone, che è quella che ascoltiamo adesso, ci sento tutta un po' quell'avanguardia newyorkese, che ne so, i Talking Heads. Lo so che i Depeche Mode non sono newyorkesi, però Dave Gunn sta a New York, anche David Bowie. Ci vedo un po' quella New York dei locali dove si suona musica, magari un po' cerebrale, però anche fisica, sì, cioè sì, dove c'è comunque del rock di base. Secondo me è bella, boh, sentiamola insieme e capiamo tutti insieme. La nuova canzone di Morgan, testo di Pasquale Panella, musica di Morgan, masterizzata a New York. No, se me ne spacca. Sì, certo l'amore, Summer Camp. Sì, certo l'amore, sopra il fiume.
provare a fare. Io non ce Non ce la faccio proprio mai. Oh, per me spacca, no, mi rendo conto ci sono delle parti della canzone molto dense, sì, musicalmente. Qualcuno potrà dire troppo, però vi assicuro che secondo me non c'è niente, niente al caso. Vabbè, così è. Comunque, primo disco di oggi, la nuova di Morgan, si chiama Sì, certo, l'amore. È stata suonata da un dispositivo digitale, da un supporto digitale. Sì, sì, beh, siamo in radio, insomma, adesso si fa così. Attenzione. No. Nicky, anche i file si usurano, o meglio, non proprio il file, ma il supporto dove sono sì, registrati. C'è. Ciao da Alex Cap. Alcuni CD, ad esempio, molto vecchi, si possono. Sì, diciamo che il file, cioè il digitale, quando si rompe del tutto, no? Il vinile invece magari fa più crepitio, oppure la cassetta inizia a fare un po', quasi sembra quasi un effetto speciale. Californication dei Red Hot Chili Peppers, due copie, perché una l'avevo davvero consumata. Vedi, l'aveva consumata. Bravo. 1999. Boh, cazzo, averlo saputo, facevo un account solo di Spotify. Ho fatto due apposta, uno consuma. Si fa così. Bravissimi. Si fa uno si consuma. No, anche YouTube, sai. Lezioni, l'altro giusto. Uno ascolti e l'altro guardi e basta, tieni in fermo immagine. Due Instagram anche puoi avere. Va bene, oggi mi fa, cioè, secondo me, non so se Morgan l'ha fatta apposta, però mi piace il fatto che la canzone esca nella giornata mondiale di Fibonacci. Sì. Ne parliamo tutti gli anni a Summer Camp, il famoso Leonardo da Pisa, perché non era di Vinci, era di Pisa, di si Pisa, chiamava Leonardo, poi, insomma, Leonardo Fibonacci, conosciuto come Fibonacci, l'inventore appunto l'inventore, quello che scoprì che c'era un senso, no, in questa sequenza, 1, 1, 2, perché 1 più 1 fa 2, poi 3 perché 1 più 2 fa 3, poi 5 perché 2 più 3 fa 5, insomma, 8, nella sequenza 13, eccetera, beh, eccetera. Insomma, i due numeri che precedono il vabbè, no, guarda, sta fondendo la testa. Io già non riesco a capire come funziona il punteggio del tennis, figurati. Ma guarda che è una specie di mamma, è una specie di no, vabbè, no. Se siete in zona Torino, lo dico tutti gli anni, insomma, date un'occhiata a quella sequenza di numeri che c'è sulla incredibile mole antonelliana, all'interno della quale tra l'altro in questo periodo c'è il c'è una bellissima mostra di Tim Burton. Ho visto, Francesco l'ha vista, bellissima, bella, è stato con Giuditta, andateci perché è una figata. Quante fiamme hai ricevuto sul post che hai fatto su Instagram? L'ho fatto quante solo quante fiamme l'ho fatto solo per quello alla fine. No. Oggi bellissimo. Anche con i film ho consumato la VHS dei Blues Brothers e poi ho comprato il DVD perché ormai era distrutta quell'altra. Ci sta. Sì. A proposito di Fibonacci, volevo dire che domani, anzi stanotte a mezzanotte, esce il suo nuovo album e domani sarà con noi. Fulminacci. Scusatemi, sono confuso, accidenti. Da lontano Fibonacci, Fulminacci possono sembrare la bello, raga, stanotte comunque fuori ora ovunque il nuovo di Fibonacci. Quando ho letto sulle nostre notizie Fibonacci Day mi è venuto in mente Fulminacci anche a me. No, domani torna a trovarci, sì. Filippo invece fra poco ci sarà con noi, oggi ospitiamo una scrittrice conosciuta da tanti come volto comico, insomma, della televisione italiana, e invece, però, e invece beh, ha no, un cuore grande così, ha scritto un romanzo, cioè uno non può essere comico e sapere anche scrivere. Infatti, tra l'altro è bello perché il libro, almeno la parte che ho letto finora, fa anche molto molto ridere, cioè in puro stile Brenda, che fra poco sarà con noi e forse canta anche con noi. Secondo me anche no, forse obbligata, cioè obbligata. Vediamo, noi abbiamo prevalentemente ospiti musicali, forse la prima scrittrice che ospitiamo al Summer Camp deve cantare. Va bene, ci proveremo.
A proposito di consumare VHS, scusate ragazzi, ma io ripenso alla VHS che guardavo insieme ai miei amici, non dico il titolo, però se l'è consumata. Ma dici diciamo quella, solo quella. Quella che aveva la custodia con un altro film, ma poi in realtà la VHS aveva un film non riportato sulla copertina? Quella lì, dici? Quel mondo lì, secondo me. Non ho afferretto, non ho afferretto ragazzi, non ho capito niente. Un filmino di settore che magari con gli amici tenevano nascosto e si scambiavano. Quei filmini di settore li guardate con gli amici, cosa facciamo? No, quella roba lì a vicenda. Se li scambiavano magari. È sempre solitaria l'esperienza di TV, però. TV. Vabbè, cambiamo argomento. Io da buon aziendalista ho fatto la stessa cosa con l'app di Radio DJ. L'ho scaricata due volte sul mio telefono. Così una la uso sempre per ascoltare. Bene. E l'altra invece non l'ho mai aperta e la tengo nuova. Ma non si può scaricare. Bella, dove c'è la nostra foto montata, diciamo, no? Sì. Non proprio una delle nostre migliori, almeno personalmente, allora, non la mia migliore foto della molti vita. Ci hanno chiesto perché proprio quella foto un po' così accrocchiata, diciamo, che immagino abbiate fatto tante foto di gruppo, perché metterne una in cui siete singoli ma messi insieme digitalmente. Noi abbiamo scelto quello scatto perché così, affinché voi possiate incontrarci nella vita reale e dirci: oh, ma sai che sei meglio dal vivo? Perché se no, allora pensateci un attimo, quanto realismo quello. Quanto sarebbe brutto invece aver pubblicato una foto di noi stupendi e poi la gente ti incontra e fa: ma cazzo, però pensavo meglio. Ma noi è dal così, vivo. Non vogliamo caricarvi di aspettative. Mettiamo le mani avanti. Vogliamo così, bassi. Comunque, vogliamo bassi così. Oh. Almeno è sempre un più. E che ci vuole? A me, Nick, a me mi fai schiantare. Ma come vanno a venire fuori queste cose? Mi fai morire. Ma fai tu cosa morire. Hai fisicamente, no, dici? Hai visto quella foto? Allora, vedessi dal vivo. No, secondo me sul VHS. Non lo so. Sì, durante il messaggio sul VHS. Va bene, ragazzi, ma cosa siamo? In un film? Ah, ecco, mamma mia, ragazzi. Allora, prima stavamo notando quella parte. A me piace molto la canzone nuova di Morgan. Mi piacciono molto quegli inserti in cui va molto basso. Devo dire, è una bella gara tra il Morgan della nuova e l'Iggy Pop di questa cover insieme al grande produttore Trevor Horn, dove si cimentano in una bella versione, secondo me, di Personal Jesus, che è più bossa rispetto all'originale. Sentite. All right. Già dall'alright capisci tante cose. Radio DJ, Summer Camp. Personal Jesus.
VHS ormai non si possono più vedere, ma per fortuna che c'è telelavoro che dalle 2 di notte in poi regala la soddisfazione. Questa programmazione notturna di telelavoro. Ah, è una fantasia dei nostri. Ci sono le chat line. Io 4-4. Guarda, io quella roba lì preferisco live. Non lo so, secondo me è bello. Solo in diretta, diciamo. Solo in diretta, vabbè. Ma chi è stato prima a Quarna che ha detto che non ci capisci niente con il punteggio, sì, del tennis? Io. Meno male, non sono l'unica, mi sentivo sola. Buon pomeriggio, Summer Camp. Diciamo che mi voglio bene, Sara. Ciao Sara, secondo me punteggio del tennis is the new fuorigioco. Sai, quello lo capisco. Il problema dopo tanti anni, no? Però vedrai che è il tema della discalculia. Che mi frega. 15, 30, 40. Pensali come dei 1, 2, 3, 4. Non sarebbe stato più semplice. No, perché c'è già l'1, 2, 3, 4. No, l'abbiamo già spiegato. Madonna, guarda. È stato ancora più incasinato. Dai, a proposito dei numeri, vai. 4, 7 è il prefisso. Però facciamolo un po' discalculato, dai. Direi proprio di sì. Così dovete mettere insieme voi i numeri. Noi li diamo sparsi. In realtà il numero lo conoscete benissimo. 347 poi 342 5220. Chiama il Summer Camp, scrivi al Summer Camp. 342 5220. Chiama il Summer Camp, scrivi a Summer Camp. Questa versione è swamp blues delle bayou della Louisiana, armonica distorta, chitarra col tremolo e via. Che vuol dire? Mi è piaciuto anche l'accento della Louisiana, di questo messaggio, proprio Louisiana. Sono d'accordo, però ricordiamoci sempre che nessuno se ne accorge, ma i Depeche Mode sono fondamentalmente un gruppo blues, cioè sì. E la canzone faceva così già nell'originale, certo. Poi più elettronica, però di base c'è questo che è decisamente molto blues. Uomo intorno alle frontiere del Nuovo Messico, dell'Arizona. L'Arizona, ragazzi. L'Arizona è l'Arizona. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
summer camp, this is summer camp, summer camp. This is summer camp for Radio DJ. This is summer camp, this is summer camp, summer camp. This is summer camp for Radio DJ. Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the pocket of his coat? Yeah, maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear, and the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take who I wanna, stay awake if I wanna. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know I'm a little high maintenance, but I'm worth a try. Might not give a reason why. Oh well, yeah. We both had a lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon. Take who I wanna, stay awake if I wanna. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Ma perché? Single, scusate, come nel tennis, giusto? Un singolo. Sì, quello parlo. Cioè, prossimo è il doppio. Prossimo sarà double soon. Sì. Poi vabbè, c'è cioè Davis soon, che a qualcuno non interessa, no? Perché è più una cosa di squadra. Sì, sì, sì. Sì, beh, sì, sono le nazionali. Però diciamo è bello da guardare anche se non capisci proprio del tutto le regole. Ma perché? Ma comunque sì. E non sono il solo, scusate, sentite. L'uomo durante il tie-break non ci capisce nulla, si guarda negli occhi come se gli avessero chiesto la capitale del Liechtenstein. È una specie di spareggio, sei su sei pari, allora lì il punteggio cambia di nuovo. Vaduz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vaduz. Io le so tutte le capitali. Cioè. Leggenda narra che la regola del tie break fu inventata da un ex giocatore di tennis e solo enigmista. Il film che io pensavo si chiamasse So l'Enigmista, e invece è So l'Enigmista. Quando era uscito, sai, che è un film toscano. È uscito tanti anni fa. Il tipico, So l'Enigmista, il tipico horror toscano. So l'Enigmista, o che tu vuoi, o vediamo se tu indovini questa. Sì, che però in italiano invece non è tradotto come sega, perché So vuol dire sega anche, no? Sì. Beh, non nel senso che è riferito a quei VHS. VHS, di... okay. Ah, vabbè, no, che magari può trarre. No, sì, sì. No, no. Creare confusione. Ancora chiusi dentro il campo da padel perché non sanno se colpire dal lato destro o al lato sinistro, se sono a un punto, a due punti, o si fermerà a 10, a 7, e sono ancora lì, in attesa.
Vabbè, scusate, però, ma quante volte avete giocato a biliardino e detto facciamo che chi fa questo vince oppure vantaggi? Dai, insomma, infatti, il concetto è quello. Ci si cerca di vincere con due di scarto per creare un po' di suspense, perché sì, tutti possono recuperare. Invece, che stress, ragazzi, chi fa questo vince. La morte improvvisa c'era, esatto, anche, ti ricordi, nel, sì, certo, nel calcio. Brutta, sì, brutta regola. Gol, soprattutto interrompevi la partita. Soprattutto se muori. Cioè, lì è molto bello se vinci. Sì. Ma lì se muori perdi anche dal giramento di coglioni. Cioè, ci sono proprio esempi, no, in cui sì. Vabbè, allora basta sport e torniamo a parlare, va di bene, cinema, va? Okay. Non so se sapevate, ma David Bowie, quando ha dato il permesso a David Lynch di usare tutto il materiale delle prime serie dei Twin Peaks per fare la terza serie di Twin Peaks, perché non c'è lui nella terza serie di Twin Peaks, ma il suo personaggio sì, beh, ha chiesto come unica cosa che il suo personaggio fosse doppiato da una persona originaria della Louisiana. Ecco, volevo dare questa importante notizia. Comunque, io, terza stagione. Non lo sapevo. David Bowie in Twin Peaks non me lo ricordo. Neanch'io non lo sapevo. Me lo ricordo in Labyrinth e anche nel mio West con Harvey Keitel, Pieraccioni e Alessia Marcuzzo. Sì. Beh, a me Aladdin piace molto di Illusionist, no? Dove interpreta la parte di Tesla. Ma è come la interpreta, ragazzi. A me piace. Tesla sarebbe stato orgoglioso. Labyrinth invece. Labyrinth, sì. È quello dove c'è Pieraccioni? No, Labyrinth c'è Jennifer Connelly giovane. Sì, quello vero. Film anni 80. Comunque, invece, secondo me il tie break l'ha inventato un tennis che non ce la faceva più di questa cosa che bisogna vincere di due, basta raga, facciamo un gioco sette dove ripartire. E comunque non basta sport, cambiamo semplicemente sport e andiamo sulla rampa da skate, perché in fondo la rampa da skate è il paradiso, o no? Sì. Adesso un po' forzato questo gancio. Comunque alcuni di voi ricorderanno questa bella canzone di fine anni 90 di una band chiamata OPM, che sembra il nome di una banca, ma non lo è, appunto il nome di una band, che cantava Heaven is a Half Pipe. If I die before I wake, at least in heaven I can skate. Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Now heaven would be a DJ spinning dub all night long, and heaven would be just kicking back with Jesus packing my bong. And if you don't believe in Jesus, then Muhammad or Buddha too. And while the world is warring, we just sit back and laugh at you, singing if I die before I wake, at least in heaven I can skate. Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Now when most people think of heaven, they see those pearly gates. But I looked a little closer, and there's a sign that says do not skate. So if you wanna come to my heaven, well, we all gonna have skate.
I got. Do you remember when? Mi fa un po' What I Got dei Sublime, ma non lo è. Heaven is a Half Pipe degli OPM. Il Thai Break l'ha inventato un friulano. Il friulano Thai vuol dire un bicchiere di vino. Ah, Thai Break. Break con un bicchiere di vino. È la pausa. Non lo ci sta. Io lo faccio. Bello, mi piace molto la connotazione friulana. Il nostro mister ogni tanto fa il Thai Cigarette. Sa, la pubblicità prende. No, il Cigarette Break. Il Cigarette Break. Però giusto, tutta, giusto. Tutta veloce. Sì, sì. In un paio di tiri. Match point proprio. Va bene, siamo all'Inter. È arrivato il mashup. È bello questo, l'abbiamo già ascoltato settimana scorsa, magari qualcuno di voi lo ha perso. Sotto i Linkin Park e sopra articolo 31. I tramonti quelli belli, i pranzi quelli belli, vorrei togliere internet agli ultra quarantenni che amano i gattini, che odiano i clandestini, che risolvono i complotti ma sbagliano i congiuntivi, quelli che la colpa è tutta dei poteri forti e dei cantanti di oggi conoscono solo i corsi, per loro miti sono tutti morti, noi siamo ancora vivi come Vasco Rossi. Cantavo io vado al massimo in un'Italia sul lastrico che mentre si indebitava noi si tirava la cinghiellaggio mostatico e ci hanno rapinato proprio bene, invece tu sei nostalgico. L'età che abbiamo è la stessa ma siamo in guerra, voi siete figli della serva, vecchi di merda, invece noi siamo un classico. La mia generazione dice che sti ragazzini non vogliono più lavorare perché sono pigri, che stupidi, preferiscono sognare illudersi invece della paga nero per lavori umili. Dicono quelli che dopo il diploma hanno trovato un posto fisso ed hanno aperto un mutuo senza avere il babbo ricco. Adesso con un K prendi la stanza in affitto e il 110 lode vale meno delle cripto. Oggi si accusa il giovane di essere un fallito, dipendente dal telefonino, sti vecchi che si fanno le foto all'aperitivo col botulino in faccia mentre bevono un mojito. La mia generazione cringe, pensa che i giovani sono dei serial killer, ma da bambino al parco vedevo gli zombie come in thriller. Dovevo stare attento alle siringhe, cantavo io vado al massimo in un'Italia sul lastrico che mentre si indebitava noi si tirava la cinghiellaggio mostatico e ci hanno rapinato proprio bene, invece tu sei nostalgico. L'età che abbiamo è la stessa ma siamo in guerra, voi siete figli della serva, vecchi di merda, invece noi siamo un classico, la mia generazione di mammoni. Diamo la colpa ai figli se qui mancano i valori, lasciandogli l'eredità del populismo, antipasto del fascismo, prosciutto e meloni. La mia generazione di vallette nude in tele, di pacche sul sedere che impennavano carriere, mo quelle che si fanno lolli fan sono ricche. La mia generazione paga per farsi le pippe, quelli che nascondono la fede sono nelle chat a fare immagine da rivolti alle colleghe, tipo quelle che al marito danno che non si concede, poi dal capo peggio ci va con le calzarete. Cinquantenni che cercano tromba amiche, che si trombi in un quasi cadavere, tomba amiche, di noi la storia dice che giovani abbiamo trasmesso solo le patite. Comunque, cioè, Aladdin è un mostro, cioè veramente è un mostro. Ma non sbaglio, un mashup, cioè incredibile. Che vuol dire mostro. Aladdin sei un mostro ma in senso buono, cioè sei un fenomeno, non sbagli neanche un mashup. Bello questo, eh? Non quei mostri dei film horror. No, 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 non no, quelli, no. Beh, dai, alcuni sono invecchiati male, ma altri dicono ancora la loro, cioè poi ne uscivano così tanti di horror che matematicamente proprio certo, per sì, calcolo delle probabilità è impossibile che fossero tutti belli, no? In effetti sì. Allora intervengo. Vai. David Bowie era nel film Fuoco cammina con me, prequel di Twin Peaks, è uscito vero dopo la serie. È vero, esatto, è vero, è vero, la storia di Laura Palmer. E a proposito di David Bowie faccio un'errata corrige, avete ragione, il film dove lui interpreta Nikola Tesla non è The Illusionist, bensì The Prestige. Sono due film secondo me più o meno dello stesso periodo, sì, che sì, a volte tendi a confondere un po', come successe con, ti ricordi quel periodo in cui c'era Traffic e Blow? Sì. Tutte e due parlavano di traffico di sostanze illecite tra Stati Uniti e Messico, uno con Johnny Depp, uno con Michael Douglas, però insomma l'argomento è quello che tendi a confondere. Bellissimi tutte e due anche in quel caso secondo me. A me la cosa che fa impazzire nel tennis è quando a inizio servizio il tennista sceglie la pallina tra quelle che ha. Ma scusate, non sono tutte uguali?
Anche se evidentemente no. È una cosa che ho chiesto ad esperti perché è una curiosità. Lui ha tre palle, sceglie, ne scarta una. Sente quanto sono gonfie. Ah, il professor Le Maire. Quello. In base a no, quello. A quello proprio gli piacciono le palle. Tasta le palle. Non in senso epidermico. Decide quale usare. Più sgonfia, meno gonfia. Per boh, so, una questione di potenza, non lo so. O magari anche un tic nervoso, no? Anche quello, sicuramente. Sì, beh, quando ero piccolo, presente, quando no? ero piccolo, io facevo sempre quella roba con le corde che sembrava stessero sì. facendo air guitar. Sì, poi sono cambiate forse anche le racchette. Le raddrizzavano, no? adesso sono. Ma non era che erano meno. Non è che era storia. Che proprio secondo me era un tic, sì. come mangiarsi le unghie. È come soffiarsi sui palmi della mano prima di o sputare, sentire, no? Ma serve l'accordatore anche per la racchetta da tennis, per caso. Grazie al maestro Dario Suelli che oggi mi ha regalato un accordatore che d'ora in poi campeggerà sull'Ibanez acustica che utilizziamo per le nostre canzoni all'incirca. E che utilizzeremo così. Anche tra poco. Tra poco, tra poco. Vuoi che non canti? È un attimo. Vuoi togliere la batteria? Si fa quello che vogliamo qua. Comunque è bella anche la musica senza batteria. Non me ne vogliano i batteristi. Per esempio è interessante questo nuovo, in qualche modo, disco dei Daft Punk che hanno ripubblicato il loro ultimo album, quello dove c'è Get Lucky, insomma, per intenderci, ma anche My Name is Giovanni Giorgio, But Everybody Calls Me Giorgio, uguale, cioè tutto così com'è, stessa scaletta, ma senza batteria, drumless. Me lo ha mandato via Instagram, l'ha fatto sentire ieri mattina il nostro affezionato ascoltatore Joe, che salutiamo. Joe. Grande Joe, grande, buon gustaio Joe. Ah, ma io pensavo che il tie break fosse la pausa tra una portata e l'altra in un ristorante thailandese. Un pad thai. Thai break, bella, buona. Buona. Bella, bella, ci non piace. Male, non male, ci piace. Tipico break thai. Una nuova canzone dei Rolling Stones, ma in versione remixata da Purple Disco Machine, la canzone Mess It Up. Senti qua.
mia, ragazzi, il remix della nuova dei Rolling, remixata da Purple Disco Machine e poi ulteriormente remixata da DJ Aladdin, che ha screcciato la voce di Mick Jagger. Che roba! Allora, fra poco abbiamo la Brenda Lodigiani in studio per parlare del suo romanzo e di tanto altro. Noi vi ricordiamo il numero che ha come prefisso il 347, che poi continua allo stesso modo: 342-5220. Chiama il Summer Camp, scrivi al Summer Camp, 342-5220. Chiama il Summer Camp, scrivi al Summer Camp. Siete degli adorabili fogliosi. Summer, Summer, Summer Camp. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
juegas en esta manera, no tienes la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Guarda, per rispetto, versione originale, perché ci abbiamo provato in tutti i modi a rifare la musica dei Gypsy Kings, poi ho detto, senti, facciamo fare a loro che la sanno fare meglio. E un abbraccio va subito al mister, che fino a ieri era convinto che i Gypsy Kings fossero messicani, mentre invece... lo so, lui, oh, ma ti giuro, ieri, mentre ti aspettavamo, che abbiamo detto, vediamo cosa fare domani con la Brenda, messicani. Dice, ma perché, scusa... francesi, facci sì, francesi, sì, come modo, insomma, sì, quelle terre, i Pirenei, no, tra Francia e Spagna, poi loro appunto no, però insomma, sì, non decisamente sono di Guadalajara, insomma, no, per niente, lui no, io pensavo effettivamente c'è qualcosa di latino, ma non di Sud America. Comunque, con i Gypsy Kings introduciamo la nostra ospite di oggi, in qualità di scrittrice, ma spero ci faccia anche ghignare come al solito, Brenda Lodigiani. E là, ciao amici, sei scaldata sui Gypsy Kings? No, vabbè, ho ballato, sì, sì, è sempre bello tornare qui, non tipo direi, sai quando torni dai parenti? Non okay, è casa, ma è parenti quando torni. Però è una cosa bella, era un complimento. No, no, ma poi bello, certo che era un complimento. Bello. Ma poi no, bravissima, perché sta facendo un po' anche la DJ. Perché se vogliamo. Eh beh, perché in questo libro tu torni a casa dai parenti, certo, qualche modo. È un ritorno a casa. Questo è un po' il concept dietro. Accendi il mio fuoco. Link. Così si fa, così si fa in radio. No, tra l'altro, poi in questo libro, cioè, si dà il gancio. È da ieri che ci pensa, la cosa da dire. Però la messa giù con come un lancio, come comincio? Chiamatemi autori, allora. Ma ragazzi, ma poi, cioè, con la Brenda abbiamo fatto forse la sitcom più di maggior successo, sì, e più bella della storia più della popolare, TV italiana. Sì, sì, italiana. Anche perché e di sitcom con le risate sotto, quella c'era. Via Massena, proprio qua, insomma. Ti ricordi la sigla come faceva? Certo. Come Via Massena. Sì.
basta. Beh, era una solo questa. E poi siamo già in onda. Io e la mia ombra era di Casino Royale. Vabbè, non ridere, rifatta. No, era bella, rifatta. Bellissimo. Però col testo, diciamo, ma adattato. No, ma guarda che io la guardavo, ci ho anche partecipato alla prima, certo, stagione. La seconda stagione non mi avete mai chiamato. Ma fatti delle domande? Sì, no, ma infatti legata al dito. A me era sembrato di essere andato anche piuttosto bene nella prima, che era ambientata in radio, invece la seconda in uno studio che simulava finta radio, diciamo. Ma la sigla era della prima o della seconda? Adesso la seconda. Quando è arrivato il cash, il grano, esatto. Lì produzione, sì. Non chiamiamo più Nicky. Guarda che quanta straguarda, collane d'oro, guarda. Sì, pantaloni anelli di pelle, l'ho conosciuta, che veramente, ma invece guardala. Dillo, sei il coraggio, dillo. È sempre una ragazzina, passano gli anni. Ma poi scusa, non eri mica a fare la rapper ieri, tra l'altro? Certo, sì, beh, a proposito di collane d'oro, ma la vedi ancora tutta pimpante anche in televisione, nonostante sempre i miei 45 anni. Stiamo rivedendo, tra l'altro, sul grande schermo, perché Orsetta, certo, c'è Orsetta Bordighera. Ci sono le puntate su YouTube, comunque sono recuperabili. È strano perché le serie TV sono per il piccolo schermo, però noi qui abbiamo effettivamente un grande schermo, quindi stiamo vedendo su un grande schermo, ma non è cinema. Anche lì mostravo i piedi, volevo dirlo per tutti quelli che questa lo sono faccenda per dei tuoi fan piedi. Beh, ho i miei fan piedisti, no, li abbiamo chiamati. Fede Russo è uno dei fan miei dei tuoi piedi, sì, no, perché gli scrivo sempre nei commenti quando fa foto in cui si vedono i piedi, gli scrivo sempre dei commenti, insomma, sotto, divertenti su Instagram, fingendomi qualcosa. Beh, insomma, potresti aprire un OnlyFans, ma sei adesso no. Ho scritto un libro. No, meglio, tra poco ne parliamo. Bene, approfondiamo tra poco con Brenda qui a Summer Camp, Radio DJ. Summer Camp. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre. Sapore in bocca dalla sera prima, dicevi sono la tua medicina, ma poi ti porti via la mia autostima, non è che sei stata molto carina. Rovini tutto come i matrimoni, costava poco stare sempre fuori, ci bastava poco, mica i milioni, ma c'è il problema che non ti affezioni. L'odore del tuo shampoo, il dolore arriva dopo come il tuo nel lampo, sei lontana come casa tua vista dall'alto, però dentro c'è un altro. Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi. Cerco le parole giuste, ma non le trovo mai. Io che dimentico sempre tutto in fretta, ma noi no. E se mi scappa da piangere, io che colpa ne ho. Però i posti di blocco, le spade nei parchi, tutti i coltelli che piovono oggi, pur di riaverti di nuovo davanti. Già lo so, correrò, brucerò almeno 1000 semafori rossi. Salto nel vuoto da 1000 palazzi, perché l'amore ci rende più pazzi. Giusto un po', troppo legati gli uni con gli altri. Infatti, prima mi lasci, dopo vuoi tornare indietro, facciamo. Ti sembra il caso d'armare? O forse sono solo chiedo cosa sappiamo davvero di noi. Cerco le parole giuste, ma non le trovo mai. Io che dimentico sempre tutto in fretta, ma noi no. E se mi scappa da piangere, io che colpa ne ho. Io che colpa ne ho. This is Summer Camp, this is Summer Camp, Summer Camp. This is Summer Camp for Radio DJ. Ma che bella era la centrale elettrica, da sdraiati sopra il tetto della macchina. Ce l'avevi ma dicevi sottovoce, io non ho paura, ha paura, e mettiamo sotto sopra la mia nostalgia, quella che poi conosci solo tu in teoria. Le mani sulle guance, fior di latte e euforia. Sono passate quante settimane, non lo so, a fare sempre
sul traghetto con il vento che ci spettina, quasi a casa dopo una vacanza pessima, ci rimane stretto il polso un braccialetto, porta fortuna, ah, ah, tu giura, ah, che mettiamo sotto sopra la mia nostalgia, e la luna sta salendo dietro la foschia, le mani sulle guance, fior di latte e euforia, sono passate quante. Scusate, non riesco a capire, ma oggi in studio c'è Brenda Lodigiani o Annalisa? Che abbiamo appena ascoltato, infatti. Adesso poi sembra un caso, sì, che certo. Abbiamo ascoltato la nuova di... sì, un cosa fai con queste spalline che cioè, ti stai gasando? E l'entusiasmo e l'euforia di essere a Summer Camp. Esatto. C'è Brenda che, insomma, è... Donna, madre, scrittrice, tutto con l'asterisco finale, mi raccomando. Imitatrice, appunto, di cantanti. Cantanti, donne. Sì, Annalisa. Come Annalisa? Che è l'ultima Annalisa, è in ordine cronologico. È l'ultima Annalisa. Perché poi c'è una Risa, tutte che finiscono in Isa. C'è certo. Una Risa che ovviamente c'è anche una è la storia. Shakira, non so Shakira, se te la ricordo. Certo che me la ricordo. Shakira, Orietta Berti. Allora, Orietta. Tutte finiscono in A, sì. Sì, sì. Va vabbè, bene. Quello è insomma, tipico un vabbè. Po' dei nomi femminili, però. No. Anche Brenda. Beh, chi non finisce in A è Kelly, la protagonista del, sì. Del tuo romanzo, che guarda caso tu ti chiami Brenda e la protagonista si chiama e Kelly. E ci ho pensato, ho detto scrivo un romanzo, no? Quindi devo cambiare il mio nome, no? Io mi chiamo Brenda, esattamente come quella di Beverly Hills, ho detto scegliamone un altro, Kelly. Kelly come quella di Beverly Hills. Così nessuno mi scoprirà. No, ma giuro. Quando... ci sono cascato proprio. Vero? Sì, cioè, sì, sì. Un genio. Ma poi è scritto proprio piccolo piccolo quella cosa lì tipica. Il disclaimer si dice in inglese, adesso come dite voi in italiano. Però quella cosa fatti basata su fatti non accaduti, insomma, di fantasia. Sì, sì. Com'è che si... Piccolo piccolo piccolo. Mm. No? Però c'è una nota, si parte da una nota autobiografica, certo. Che è la mia, insomma, un pezzo della mia storia, ovvero la mia mamma è di origini sinti, è sinta, volgarmente zingara, sì. E mio papà no, e io quindi sono sempre stata un po' nel mezzo. Come si chiama nella cultura, diciamo, sinti, il non... Gagi. Quindi noi siamo Gagi. Voi due sì. Almeno sì. Che noi sappiamo, cioè, perché poi vai a capire. Vai a sapere. Ah. E quindi io sono sempre stata un po' nel mezzo, divisa fra questi due mondi, queste due culture molto diverse fra loro. E mi sono messa in gioco scrivendo un romanzo che racconta sicuramente un pezzo della mia storia. Sì. Che però fa anche ridere, perché allora sì, ecco. Brenda ha questa caratteristica. Infatti io qui ti volevo chiedere, no? Diciamo, il senso dell'umorismo, il sarcasmo, no? Non sono, nel tuo caso, tra l'altro, anche sempre molto riuscito. Cioè, io mi sono fatto un sacco di risate con sì, te, cioè, quanti, ma anche nella vita normale, no? Però, diciamo, non è una caratteristica, forse dico una cosa che fa di delle belle ragazze. Oddio, lo stai dicendo veramente? No, allora ormai l'ho detto. Cioè, nel senso che non voglio dire che le belle ragazze non siano simpatiche, però è difficile trovare una bella ragazza che ha un senso dell'umorismo... che faccia, insomma, il suo, sì. No? No, ma secondo... grazie. O meglio, tante pensano che sia così, ma in realtà l'uomo è lì che fa un po' finta di dire: oh, ma bellissima questa! No, dai, ma allora un sacco di risate con te. C'è noi che la conosciamo, ci conosciamo, se ti facciamo. Però aspetta, il culo. Tante volte il culo, la è
proprio di pasta. No, invece a me fa tanto ridere, e devo dire anche nel libro, che è un romanzo appunto e serie, anche un road movie sarebbe il film che parla di viaggio. Però dico, non ti capita a volte di dire una cosa seria che può essere percepita come sarcastica? A me succede con te, ma per esempio anche con Elio. Sì. Sai, Elio a me mi fa morire da ridere quel suo, però a volte Elio lo incontri qui che fa cordialmente, ti sta dicendo una cosa normalissima, però io appena sento la voce di Elio dico, dove starà andando? No, ti capita questa cosa nella quando vita? Quando voglio fare una battuta, la battuta non entra mai. Se sono non è vero! No, giuro, no, adesso quando invece voglio dire una cosa, se seriamente lo faccio seriamente, poi fa ridere, ma... credo di aver sbagliato lavoro. No, però devo dire che il libro, proprio anche nel momento in cui parli di cose insomma un po' toccanti, dove scende un po' la lacrimuccia. Ah sì, ti sei commosso? Beh, è ma un libro piano. Divertente, ma che fa anche che fa anche, come si dice adesso anche... No, però è vero, no, no, certo. È vero, parla di tanti temi. Anche, beh, anche rock and roll, perché sì, tu avevi adesso la protagonista, la Kelly, nella cameretta c'ha questa, non è una gigantografia, no, è un disegno. Oh, sì, sì, tutta parete. È un di disegno Jim fatto Morrison. Dal cugino. Sì, giusto? Esatto, di Jim Morrison. Vi ricordate la copertina? Beh, no, guarda, adesso non mi viene in mente. C'è la foto di Jim Morrison. Cioè, calmi, per molti, Jim Morrison andava proprio in giro così, perché è proprio l'immagine iconica di Jim Morrison. Beh, stupenda quella foto. E io, questa è un'altra cosa vera. Era in realtà, ce l'avevo davvero. Io avevo davvero Jim Morrison disegnato a matita sul muro di camera mia. Da tuo cugino? E io mi divertivo. Però non sei che, cioè non... No, non c'entra niente. E niente, io di base me lo limonavo. Al muro poi. Ci mettevo la lingua. Ci mettevo la lingua e cancellavo con la matita. E quindi dovevo ritornare con la matita, perché con la saliva cancellavo i pezzi di Jim Morrison, non sto scherzando. E quindi poi con la matita dovevo ritoccare tutto. No. Jim è il mio sogno erotico da sempre. Ed è forse anche per questo che noi abbiamo scelto proprio una canzone. Dei Doors. I tuoi sogni erotici, però noi abbiamo deciso di cantare insieme a te, eh? Sì? Bella, andiamo. Fire, il mio andiamo. Fuoco. Allora, coinvolgiamo Brenda nella canzone all'incirca così. La nostra rubrica si chiama Canzone all'incirca così. Quindi, anche se qualcosa dovesse andare storto. No, nel senso, anche Lemon lì del Manzarek all'inizio. Adesso è molto difficile, ti dico. Cioè, stamattina l'ho provato tanto, però sbaglierò sicuramente. No. Tu, se vuoi, puoi fare quelle robe da provino. Yeah. 2000, okay. Va bene. Allora, One, two, three, four. You know that they will be untrue. You know that I will be a liar if I was to say to you, baby, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Let's try to set the night on fire. No time to hesitate, it's true. Andiamo. No time to wallow in the mire. Let's try now, we could only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Woo! Special. Accendi il mio fuoco in tutte le librerie. Il nuovo libro di Brenda Lodigiani. Yeah. Compralo anche tu, sostieni una giovane scrittrice emergente. Allora, stanno arrivando molti messaggi che richiedono quella cosa che fai della coreana che gode. Sì, perché non è una cosa tanto pubblica, però no. Forse non è neanche tanto politically corretta. No, è una citazione. È una citazione. Una coreana che fa un film di settore. Fammi, che fa... fammi ancora il brim brim brim. Oh, mamma. Ma guardalo lì, che bello. Ah, pensavo ci fosse un film coreano. No, no, perché dura tantissimo lo speciale. Però, però poi a un certo punto c'è... One, two, three, four. Bah.
bella, vabbè, bella, ragazzi. Bella all'incirca, ragazzi. Un po' all'incirca, dai, ragazzi. Bellissimo, sì, sì. Bellissimo. Mamma mia, ragazzi. I Doors non l'hanno mai fatta quella cosa. Perché sto suonando questa trombetta così male? Lo so, ragazzi, mica è facile. No, venuto a me, ragazzi. Io comunque Jim Morrison l'ho dovuto inserire per forza nel libro. E appare a Kelly, la protagonista, sotto forma di sogno, sogno ad occhi aperti, allucinazione, ci fa delle maialate. Ah sì, eh? No, a proposito di riferimenti musicali, io appunto ho letto un po' di prima parte. Certo. Meglio così, Capra, non spoiler. Finisci di leggerlo. Non finirò di leggere. Voglio capire se arriva il vero tuo riferimento musicale. Beh, però noi spoileriamo, ragazzi. Voglio capire se dirlo. Arriva prima o poi. Perché ci muori, però. Marcella Bella è il io vero idolo. Io un piccolo spoiler lo tiro, perché a un certo punto, insomma, poi passano gli anni, quella è la cameretta della dell'infanzia, sì. Appunto di Kelly, la protagonista del libro, però poi a un certo punto cambiano le cose, no? Le nostre camerette non sono più, vengono tinteggiate, insomma, e finisce che quel murales di Jim Morrison non c'è più. Ma ancora anche quel muro bianco riesce a emozionare. Sì, ma no, sembra l'abbia scritto tu il libro. Ah, beh, lo sto leggendo. È la mia lettura di questo. Ho finito quello di Mauro Repetto. E il adesso qua è il mio? Sì, è così. Sta andando. No, certo. Sì, assolutamente. Compratelo il mio libro. Ci accendi tengo. Il mio fuoco. Oh, ragazzi, sento sotto una canzone altissima per un provino a un talent 2001 in cui la voce può fare. Lei lo sa fare davvero, poi. Now baby, come on. Don't claim that love. You never let me feel. I should have known. Cause you brought nothing real. Come on, be a man about it. You won't die. I ain't got no more tears to cry. Yeah.
Chiara che le prende pure le note, quelle la sua. Noi abbiamo questa gag, ci mandiamo proprio i vocali. Grazie. E le facciamo l'imitazione di chi faceva i provini dei talent, che portava sempre o questa o non ci know. Poi c'era quella rock inventato. Sì, certo. Quella rock, quella rock, quella che arrivava un po' rock, che portava invece Anouk. I'm sorry, per vedere che era rock. Oppure c'era quella un po' così, che sentiva l'energia, che arrivava scalza e portava Take another piece of my heart. Ah beh, ragazzi, hai detto niente. A me piace c'è tanto quando Brenda fa quella. È presente? No. Na, 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 la sai. Però è difficilissima Posso fare solo in falsetto, vogliamo farla? Va, no, solo no, quel pezzo lì, il riff iniziale. Guarda che la fa, pure quelli, sì. E anche oggi scrittrice, ma anche cantante. Allora no. La prossima volta Marcella Bella. Sì, te l'ho detto, il suo vero idolo. Prego. Com'è completa questa ragazza, che potete seguire anche in TV al Jalapa Show tutti lunedì sera. Sì. E adesso faccio il book tour, posso dirlo? No, certo, il firma copie. Vabbè, stupendo. Sì, due date importantissime. Abbiamo Roma il 27 di novembre, lunedì, Piazza Cola di Renzo, presento insieme a Daniela Collu e Francesco Gungui, che è il mio editor. Sì. Poi 4 alla Mondadori, l'ho detto. Poi 4 di dicembre, faccio finta di non ricordarmelo, ma in realtà me lo ricordo. Però è bello, bravo. Aspetta, il 4, ok? Sì, un sacco di roba. Mondadori, Milano, Duomo, presenta, aspetta che non mi ricordo, sì, Miaceran. Bello. E come eccoci ti presenterebbe? Qui, buonasera, allora siamo qui per presentare Accendi il mio fuoco, il libro di Brenda Lodigiani, ma prima andiamo dai Jaspers. Ciao, sono Miaceran e questo... Ciao, sono Miaceran e questo è The Essential, l'unico podcast che solo in 5 minuti ti dà tutte le notizie del mondo e poi dopo ti fumi una sigaretta. Che bello questo duello. Sono Miaceran e questo è The Essential, l'unico podcast che ti racconta tutte le notizie del mondo in 5 minuti e poi dopo ti chiama un taxi. Eccetera, eccetera. La mia amica mia, che salutiamo insieme a Daniela, che fanno gratuitamente questa cosa della presentazione. Di solito si fa gratuitamente. Ma tesoro, ma non è mica adesso. Io rimango umile. Hai ragione. Comunque si ride e si scherza con Brenda, però io per esempio sono rimasto molto colpito dal pezzo del libro in cui fai quella riflessione sulla guerra, poi dimmi tu se spoilerarla o meno, perché lì si ride, perché c'è il sarcasmo di Brenda, c'è tra le righe del libro, anche se la storia è appunto un viaggio, anche cioè avvincente. Poi a un certo punto arriva sta roba e sbam! No, perché praticamente all'interno del il libro parte con questo prologo in cui dico che la madre di Kelly ha scritto un romanzo, ha scritto anche un diarione. Cioè un diario all'interno del libro. E io mi sono divertita a inserire degli inserti, se si dice così in italiano, di pezzi. Sei tu la scrittrice, Non lo so più. Troppe cose ormai. e quindi ci sono questi pezzi scritti in modo, se vuoi, anche un po' retorico, no, Nicky? Però, raga, è forte quella roba lì. Ti raccontano un po'. Cioè che tipo la chirurgia non esisterebbe se non ci fossero state delle guerre che hanno provocato amputazioni, incidenti, certo. Quindi l'uomo si è in qualche modo ingegnato, la tecnologia, perfino l'internet, che non so se è una cosa assolutamente bella o brutta, però bella, ha i suoi lati positivi. No, ci sono tante voci, c'è la voce di Kelly da piccola, la voce di Kelly adolescente, la voce di Kelly da adulta, poi c'è la voce della madre di Kelly, Luna, che è un personaggio bellissimo. L'ho scritto pensando quasi a una sceneggiatura, ve lo dico proprio senza montarmi troppo la vabbè, e i produttori all'ascolto che ascoltino, esatto. L'ultima cosa che poi ti dobbiamo salutare, però io non me ne vado. Sempre a proposito di al Jalapa Show, ti ho visto tu hai detto no, io non me ne vado. Me ne vado. Questa te la devo chiedere, cioè voglio sapere come dove sono le istituzioni e quanto è stato bello per te, perché io ti conosco e stavo piangendo. Ciao. Cioè ho tirato fuori i fazzoletti da casa, duettare con Paola Cortellesi è stata la cosa più bella della mia vita. Io non mi emoziono mai, lei è bravissima, è veramente ispirazione. Io credo di fare questo lavoro perché l'ho vista in TV quando io ero un po' più piccola e ho detto quindi questo è questo quello che voglio, lo voglio fare anch'io. E incontrarla mi ha veramente riempito di gioia ed è stato stupendo. Lei si è messa in gioco tantissimo. Io quando l'ho lei visto ha fatto la cosa, Esther Ascione, io ero lì come una cretina pelata che la guardavo, pelata nel senso che
Sì, c'è, cioè, la giustificare. No, perché non se la lega il dito, eh. Vabbè, hai detto lui, cioè, hai detto essere no, vabbè. Però, cosa c'entra, vabbè. Una bellissima vabbè, chiusa, ragazzi. Accendi il mio fuoco. Ce l'hai fatta, Brenda. Ce l'ho fatta. Bravo, ce l'hai fatta. Sei accesa la candela del cuore. Sì, sì. La passione. No. Grazie per essere passata. Brenda Lodigiani, accendi il mio fuoco. Light my fire. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
si chiama My Love, Mine All Mine, una novità. Lei è Mitski con questo giro che ci porta a pensare un po' a Creep dei Radiohead in qualche momento. Mi è piaciuta momento. Tanto, bella, sì. Delicata. Oh. Terza canzone più ascoltata in questo momento nel mondo su Spotify. Ma va! Sì. E 2-1? Jack Harlow è al numero 1 Greedy di Take McRae. Ah. Oh, quella che mettiamo sì. spesso dei, sì. quella dei balletti, conosciuta come anche quella dei TikTok. Beh, però, anche lei va forte su TikTok. Sì, fortissimo. Sentite qua invece. Cioè, ragazzi, con questa canzone ho appena visto due vecchietti sulla sinistra, mano nella mano, che passeggiavano. Che tenerezza. Ah, perché, no, certo, perché può colpire varie generazioni. Ma sai cosa dicevano quei vecchietti? La stessa frase che ho appena detto io. Mitski va forte su TikTok. Sì. Proprio una tipica espressione dei ragazzi, no? Quante volte li sai, sì. Oh, ma sai che va proprio forte? Guarda, tu sei proprio forte su TikTok. Neanche generazione Z, è già generazione Alfa quella. Alfa, certo. Rinati dal 2010 in poi, insomma. Fortissimi, sì. Fortissimi. Bello, vabbè. Ciao cari ragazzi del Summer Camp. Ho bisogno del vostro aiuto. Oggi è il compleanno della mia bimba Aurora, che fa 10 anni. Vi stiamo ascoltando. Potete fargli gli auguri. Ma grazie, bella. Ciao. Ma benvenuta nel mondo della doppia cifra. Tra l'altro è la più bella di tutte, 10. Sì. Secondo me, no? Sì. Aurora dice sempre va fortissimo col fortissimo. È un'età fortissima. Oh, ma fortissimo sì. questo programma. È veramente fortissimo. Ciao, sì, ciao, tanti auguri. Allora, che facciamo? Un filotto? Ci sta? No, non ci sta, non ci sta. Lancio premio o no? Allora, mettiamo la nuova di Fibonacci? No, ne mettiamo una vecchia di Fulminacci. Mettiamo Fulminacci e poi vi regaliamo i biglietti per andare a vedere Godzilla. Godzilla. Al cinema. Come premio fedeltà. 7:34. Io quando esco presto ci esco matto. Tu lo sai, tu lo sai. Mandami un messaggio. Dimmi amore mio, sto un po' in ritardo. Quando mai, quando mai? Salta l'acconciatura, strozza la cintura. La gente fa schifo. Ma che male alle tempie. La strada si riempie. Sto fermo, ti scrivo. Arrivo! Parliamo di tutto, dei sogni, del mondo, del fatto che ti amo, di brutto, gli sbagli che ho fatto, però non ho una tattica, 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 la troverò. Meno un quarto, penso è troppo tardi, l'ho rifatto. Già lo sai, già lo sai. Leggi sto messaggio, dimmi stai tranquillo, poveretto. Quando mai, quando mai? Salta l'acconciatura, strozza la cintura. La gente è cattiva. Ma che bello arrivare, che brutto parcheggiare. Ci sono. Dei sogni, del mondo, del fatto che ti amo, di brutto, gli sbagli che ho fatto, però non ho una tattica, 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 la troverò una tattica, 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 tattica. Traffico, traffico, traffico nella macchina, macchina, macchina. Vado al massimo, massimo, massimo senza tattica, tattica, tattica. Sto nel traffico, traffico, traffico nella macchina, macchina, macchina. Vado al massimo, massimo, massimo senza tattica, 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 tattica. Sbagli che ho fatto, però non ho una tattica, tattica.
dritta che ci aveva dato proprio lui, no? Se vuoi imparare a cantare questa canzone, concentrati sul ticatà, sì, piuttosto che sulla tattica, perché se tu dici tante volte, è un po' come quella cosa di Ionifo, sì, se lo dici tante volte, esatto, una volta era Ionico, ma si sa che il nuovo Ionico è Ionifo. Per noi è solo con la ticatà, F. Ticatà, 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 però parti col tica, ed è più facile, è più facile, più facile. Certo che una canzone di Fibonacci complicata da ascoltare. No, Fulmina. Fulminacci, viene a trovarci a Summer Camp. Vai. Godzilla sta arrivando. Questa settimana in regalo i biglietti per il film Godzilla Minus One. Andiamo in provincia di Rovigo, a Occhio Bello. Ma che bello questo nome, stupendo. Sono passato tante volte ma non ho mai visto il cartello benvenuti a Occhio Bello. Ciao Raffaella. Ciao. Ciao, ciao. Vi immaginiamo tutti con questi occhioni splendidi, delle ciglia lunghissime, colori fantastici, luminosi proprio. Immaginate bene. Vedi, quasi dei manga siete lì ad Occhio Bello. No, poi Rovigo vive di questa reputazione, ma la neve, invece secondo me è così affascinante passare da quelle parti, perché è uno dei pochi posti in Italia dove c'è un po' di spazio, no? Ferrara, Rovigo, Mantova, c'è tanta pianura e di conseguenza c'è anche un po' di nebbia, ma con il suo fascino, secondo me, fascino. Beh, insomma, guarda, io diciamo di sì. Nebbia qui è perenne quasi, quindi non è così affascinante, però non so, cioè se non ti piace, però se ti piace, se ti piace è una passione. Ah, beh, se ti piace allora è il posto ideale, e guarda, vai anche oggi proprio, cioè, così. E se uno non gli piace il gelato e va in un posto dove si mangia il gelato tutti i giorni, che palle però sto gelato. Invece se ti piace, figata, è vero, no? È vero. Vabbè, dai. Senti, allora le bimbe, insomma, bimbe, 20 e 17 anni hanno le tue ragazze. Sì, quasi 20 e 17, sì. Quindi penso che andranno loro a vedere il film. A meno che non cambi idea, ci vada io. No, però è ben interessante perché ti stiamo regalando fondamentalmente un regalo. No, però ti regaliamo anche una serata libera, perché almeno due ore e mezza, magari anche tre tra andata e ritorno. No, puoi avere. Ok, sì, può essere. Giusto, può tempo essere per te stessa. Tanto nel premio fedeltà che ti mandiamo, non c'è scritto tanti auguri, Raffaella. Cioè, non c'è quel biglietto che lasci nel regalo, accidentalmente nel regalo riciclato, quindi puoi darlo a chi vuoi. Ok. No, ma è un regalo ben accetto, mi fa piacere. Meno male. Buona visione allora, Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova. Champagne supernova,
Godzilla sta arrivando. E dove sono le istituzioni? Dove sono le istituzioni? Che dovrebbero proteggersi. Dov'è lo Stato? Dov'è? Ciao, sammercamperisti. A me piace molto la versione toscana di Liam Gallagher. E se non sapete di cosa sto parlando è perché dovevate venire. No, ieri sono stata a una festa di compleanno, quella della mia amica Marcellina, all'Apollo, che tutti gli anni fa questa festa di compleanno a tema awards. Ognuno viene vestito da una pop star, rock star, e io mi sono messo alla Liam Gallagher, e facendo tesoro delle provette fatte in cameretta dal 94, niente, mi sono buttato anche sul palco un po' così. Però stories, qualcuno ha malinterpretato. Qualcuno, tutti, allora devo dire, in tanti sono riusciti a cogliere. Qualcuno mi ha detto gazzelle, che in realtà il parco, quella roba lì, è anche un po' gazzelle. Ah, certo. Il cantante, insomma. Il cantante, esatto. Sì, non gli animali della scala. Si ispira molto come Luca a Liam Gallagher. Però c'erano travestimenti molto più elaborati. Ho messo un parca e. Sì. E boh, sempre un po'. Hai più giocato più semplice, comodo, diciamo. Sì. Va bene, vado di sottofondo, no? Eh no, è già stata fatta, era Godzilla, ne accorto. Ah, era la roba di Godzilla. Improvvisare. Ah, ma la sorpresa. Vabbè, sorpresa. Vabbè. Che tipo ha detto, dove sono le istituzioni? Sta arrivando Godzilla. Forse era quella. Ah, no, l'ho sentito. Ah, era quella, niente. Vabbè, no, è piaciuta, eh? No, bella, è vero. Sta per arrivare. Ma era un vocale, però. Sì. Ma era, metti i passi di Godzilla, poi arriva il messaggio, ragazzi, dove sono le istituzioni? Ho capito. Adesso ho capito. Adesso hanno anticipato che noi ovviamente avevamo anche una aspettativa molto molto alta. Vabbè, meno male che adesso c'è invece la sigla al passato remoto. Ora finisce il summer camp, facesti un surf, in pausa caffè, e poi partisti con la band. La la la. Dove volesti, mare, montagna o città, ci trovassi qua. La regia di DJ TV ci ripropone un'ultima ospitata della Brenda di qualche anno fa, in cui ha fatto vedere i piedi effettivamente appoggiandoli su una maglia di pato. Secondo Infatti. Me erano Zozzoni Day, quindi c'era un'asta in corso. Non Zozzoni Piedi, erano Zozzoni Day. Scusami, sto centro messaggi. Non va oggi. Andiamo? Ok. Cosa c'è? Domando. Una jam? Aspetta, zitti un secondo, mannaggia, zitti. Oh, senti. Summer campisti, ho convinto mio amico Mirko al bar a mettere fisso il 69. Adesso vi stiamo guardando tutti. Ciao, ciao, Alessandro, ciao ragazzi, ciao. Ciao. Mettere il 69, è lì che ci guardate, su DJ TV. Però adesso torneranno i videoclip perché noi abbiamo finito, però domani se rimettete il 69 dalle 3 alle 5 ci vedrete. Tanto sta fisso al bar, la vabbè, sei fisso. DJ che è meitale domani mattina. Tutto prendete. Vai. Grande, grazie ragazzi, eh. Buona serata, torniamo domani per l'ultima puntata della settimana di Summer Camp, dai. Ciao. 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 Calcio di rigore. Mi fai. Sbagliare un calcio di rigore. No, siamo in questa. Sbagliare un calcio. Rifai. Chissà cosa si inventeranno domani quelli del golfo mistico, perché adesso lo stanno gemmando, mamma mia, ragazzi. A lavorare. Summer Camp.